Bula Boys Mojitos ce la racconta per noi il nostro Peppe Di Giovanni. Ciao Gianmarco, ciao a tutti i Mojitos, sono in salute, cercano il sesto posto playoff che in questo momento occupano prima di questa giornata, ma andando incontro al ciclone Bula Boys, la grande delusa di questo campionato, ormai probabilmente fuori dai giochi per la zona playoff, ma sta onorando alla grande, questo campionato lo dimostrerà con una grande partita. Inizia il match subito, avremo una ottima notizia, rientro di Sampino, Marcello Sampino, giocatore che è stato assente dai campi per 5-6 partite, adesso ritorna con i Mojitos, mentre per il Bula Boys si deve riaccomodare in panca Barbara che aveva sostituito gli assenti nella partita con Ionin e adesso non giocherà nuovamente. Comunque inizia il match dopo qualche attacco sterile a sorpresa praticamente, perché non succede nulla fino al quarto minuto. Leone porta in vantaggio i Mojitos con una girata non irresistibile sulla Paraiello, ci mette veramente del suo per portare in vantaggio gli uomini di Stecchini. I Bula da questo momento in poi però cominciano a imprimere il loro gioco e allora ci provano con alcune giocate da fuori, soprattutto di Busare e Pizzuto, che però non inquadrano lo specchio. Poi ci provano ancora Saporito con una gran botta, ma respinge Stecchini, ancora girata di Pizzuto che sfiora il palo e va sul fondo. E poi c'è una clamorosa occasione per Saporito, al nono minuto Davito si invola, cerca il destro, Stecchini in uscita là e tiene la palla, però scorre verso la porta e Sampino, il mesuto zero del nostro torneo, tiene in piedi il vantaggio dei Mojitos, ma lo dico in piedi solo per 30 secondi perché Gianluca Pizzuto vuole diventare il capocannoniere di questa Serie B e con una grande girata mette in rete il gol dell'1-1 per il pareggio dei Bula Boys. Mojitos che sonnecchiano reparti sfilacciati con Leone e Colletti che stanno troppo lontani dalla difesa, ma lo stesso Colletti oggi però molto in ombra colpirà il palo al 14° minuto. Diciamo che i Bula Boys sono parlando del campo, discesa di Pizzuto e adesso respinto da Stecchini che in questo momento sta tenendo in piedi la sua squadra insieme ai difensori che vengono abbandonati dalle punte che non recuperano. I Bula Boys insistono con Albegiani che serve Saporito che però manda al lato, ma clamorosamente i Mojitos vanno sul 2-1 in maniera immeritata con Leone che è dimenticato dalle solite amnesie della difesa dei Bula Boys, non fa altro che stirare il gol del 2-1 che riporta in vantaggio i Mojitos. I Bula Boys però non ci stanno, tiro cross di Albegiani ma Busè non riesce a inquadrare la porta, liscio clamoroso sotto porta, poi finisce il primo tempo, inizia il secondo tempo e subito i Bula Boys, grande azione dei Bula che praticamente giocano tutti a un tocco, arriva Pizzuto in porta e non riesce a stirare il gol del pareggio. I Mojitos reagiscono con l'incornata di Procaccianti sul cross di Leone, Maiello vola sul secondo palo ma non può volare sulla discesa di Procaccianti che salta Pizzuto e segna sul primo palo il gol del 3-1. Pizzuto però non ci sta, si è fatto saltare ma rimedia subito perché ben servito dall'esterno sinistro di Busè sigla il gol del 3-2 con un buon palleggio e un buon destro che si infila all'angolo. Ancora Pizzuto prova il sinistro per respingere Stecchini, risponde Colletti che però becca un altro palo ma il Bula pareggiano con Albegiani che ben servito da Pizzuto non può far altro che stirare il gol del 3-3 sotto porta. Adesso comincia la girandola dei gol perché i Bula si portano sul 4-3 con Pizzuto che scambia con Albegiani, evita Stecchini e sigla il 4-3, Mojitos però non ci stanno, il pareggio di Sampino servito benissimo da Leone, gol del 4-4. Insomma adesso gli schemi sono saltati e i Bula Boys ci provano con la rete Pizzuto che è bravissimo, è altruista all'approfittare di una munizione dal limite la offre a Civiletti, mette in rete il gol del 5-4 che riporta in vantaggio i Bula Boys. Mojitos per adesso producono il massimo sforzo perché sarebbe troppo importante arrivare a vincere questa gara o quantomeno a pareggiarla. Ruba palla Leone a Busè, favorisce Colletti ma Colletti si divora il gol del 5-5 nella sua peggior giornata. Pressione Mojitos con un triplo rimpallo vinto da Procaccianti in aria e poi la palla si spegne clamorosamente sul palo. Insomma i Mojitos sono tutti sbilanciati e la chiude Pizzuto in contropiede lanciato da Saporito, sigla vincendo un rimpallo con Stecchini il gol del 6-4 che addirittura potrebbe essere il preludio il gol del 7-4 con però un clamoroso palo di Saporito sul finale e poi ancora Saporito ci prova ma c'è la risposta di Stecchini. Insomma i Bula Boys meritano questa vittoria per aver dimostrato più ordine in campo. Mojitos che come al solito hanno il solito problema della discontinuità, una squadra che alterna prestazioni veramente incredibili a partite deficitarie. Grazie Peppe per il tuo contributo, alla prossima. Alla prossima.